Ugo Mulas una volta le ha detto: non mi dica più belle fotografie, ma buone fotografie. In questa mostra ci sono belle fotografie o buone fotografie? Ma ci sono, direi, tutte e due, delle belle fotografie e delle buone fotografie. Le belle fotografie sono un po' dei paesaggi, delle cartoline che possono fare tutti. Delle buone fotografie sono queste di reportage, dove l'abilità del fotografo esce fuori nel raccontare dei fatti di tutti i giorni. Lei ha detto che in mezza giornata si impara la tecnica, invece per fare delle buone fotografie bisogna studiare anni. Mi correggo, la tecnica non si impara in mezza giornata ma in un'ora, ancora più, perché ormai la tecnica praticamente è inutile impararla, perché le macchine fanno tutto loro, non è il fotografo che decide cosa fare, è la macchina. E questo è un male terribile, perché la gente scatta mitraglia e poi spera che sia una venuta, una foto, se non è venuta la fa venire col Photoshop. Quindi c'è ancora più distanza tra il cervello e la tecnologia? Ci sono chilometri di distanza. Senta, lei preferisce la fotografia bianco e nero perché ha detto che è nato con il bianco e nero tra televisione e macchine fotografiche. Critica, se vogliamo, in qualche maniera il colore, ma non pensa che il colore possa essere anche una forma di espressione o comunque una forma all'interno delle fotografie? Ci sono dei fotografi bravissimi, specie americani, che fotografano solo a colori, però sanno fotografare a colori, perché in un certo senso è più difficile fotografare a colori, perché fotografando a colori bisogna unire due cose, il colore e il soggetto. La maggior parte delle foto a colori che si vedono distraggono chi lo vede. Vedono il colore magari in alto, a destra, ben composta, c'è una macchia rossa, e girano pagina. Invece il bianco e nero, secondo me, sono più attenti nella lettura e cercano di capire cosa voleva dire il fotografo. Cartier-Bresson le ha fatto una dedica di cui lei si vanta e porta con orgoglio come medaglia. Il rapporto con Cartier-Bresson qual è stato? Non è stato un rapporto molto stretto, è stato un rapporto di amicizia, ma ci vedevamo solo ogni tanto a alcune mostre e altri incontri. Lei ha detto su Cartier-Bresson che non è esattamente come diceva lui a proposito di Cogli l'attimo. Cartier-Bresson sosteneva che il momento decisivo è uno. Io sostengo che esiste il momento decisivo, come ha detto Cartier-Bresson, però non è uno, e lo decide il fotografo qual è il momento più decisivo di scattare una fotografia. Chi volesse intraprendere il mondo della fotografia oggi, il lavoro, per lavoro, non per panino come dice lei, cosa gli consiglia? Di aprire una drogheria o una farmacia, si fa i soldi durante la settimana, il sabato, la domenica fotografa quello che vuole, come vuole, senza dover soggiacere ai desideri di un direttore di un giornale, un editore. A proposito di editori di giornali, lei ha detto che preferisce pubblicare libri piuttosto che pubblicare su giornali. Vuole spiegare perché? Ma perché il giornale ti pubblica sempre una, due, massimo cinque fotografie. Poi il giornale, dopo un giorno o due che l'hai visto, lo butti via. Mentre il libro rimane in biblioteca, e con un libro, se vuoi raccontare un luogo, una situazione, puoi fotografare con 100-120 foto, e quindi non rimani mai in superficie, puoi andare un po' più in profondità del tema che ti sei scelto. Torniamo a Matera. Prima visita a Matera nel 1958. Quali trasformazioni ha notato? I sassi
sono più in ordine, allora erano completamente, quasi, cioè la gente ci abitava ancora, ma l'ambiente era più degradato, oggi è più è conservato meglio. Poi allora era un paese, un grosso paese, oggi è diventata una città. E quindi la differenza tra paese e città è abbastanza sostanziosa.